Temo che Vignozzi, MVP e giocatore decisivo nel finale, insieme hanno portato i rossi a questa seconda vittoria. Allora, posso dire che già l'anno scorso Vigno era stato fenomenale e quest'anno è solo la conferma del suo talento smisurato e poco, guarda, è troppo sottovalutato questo ragazzo, è un fenomeno, guardate questo ragazzo, tante squadre ragazzi, questo è un giocatore vero, dai, passavo di aspettate, allora Vigno ora deve fare chi non vede il mondo, non vede il fondo, non vede il mondo, vai, devi svuotare, okay, in diretta l'MVP, dai, dai. Dobbiamo. Vabbè, è un giocatore umile. Grande Vigno! Cosa dice Vignozzi dopo questo discorso incredibile di Temoca? Penso che la cosa più difficile per tutti era riconfermarsi la cosa che si è fatto l'anno scorso, comunque, perché siamo partiti da sconfitti, nessuno ci considerava. Invece anche l'anno scorso siamo riusciti a vincere e quest'anno ci siamo riconfermati e forse ora ci considerano di più. Ecco, quando ti hanno chiamato MVP, cosa ti è venuto in mente e cosa ringrazia la squadra? In merito comunque della vittoria sicuramente di gruppo, cioè non è mio, io do il mio contributo, magari posso aver dato un contributo maggiore di qualcun altro, però in merito della squadra. Benissimo, grazie.